dove serve. Dagli inizi degli anni 70, Bindi Prato Pronto non trascura nulla per poter dare ai propri clienti il miglior prodotto possibile. Campi sportivi, parchi e giardini, resistenti al calpestio, alle temperature e con un effetto scenico immediato. Macchinari e tecniche tra le più avanzate che fanno di Bindi il più grande produttore di prati pronti dell'Europa continentale. Bindi Prato Pronto, valutate la convenienza, non fermandovi al costo iniziale, ma al risultato finale. Ecco, siamo Pronto? Rientrati con Robert Anthony Boggi, ci dispiace, lo diciamo ancora, non avete potuto fare un faccia a faccia con Marcelloni, ha rifiutato, come era suo diritto, la nostra proposta di intervista. Allora Robert, abbiamo detto all'inizio che ci diamo del tu per chi si fosse messo in collegamento solo adesso, chi guardasse il nostro sito solamente in questo momento. Robert, dicevamo del regolamento elettivo da modificare, da cambiare, da cancellare l'obbrobrio che è stato fatto ultimamente. Il nostro regolamento deve essere democratizzato. Sì, cioè, la democrazia è stata una stortura, una bruttura, anche avvallata dal Consiglio federale comunque. E io ti dico subito una cosa, tu che cosa ne pensi? Ho sentito qualcosa che viene dalla federazione, evidentemente si saranno fidati, come avrà detto il presidente Taveccio. Il presidente Taveccio è stato tenerissimo e bravo nei riguardi di questa classe dirigente dell'AIA, perché ha paragonato queste norme al Congo. Io non vorrei offendere al Congo, credo che queste norme siano più vicine alla Cambogia di Pol Pot e alla Romania di Ceausescu che al Congo, veramente. Sì, senti, il Consiglio federale, l'AIA mantiene il voto, io personalmente non sono d'accordo. Io sinceramente nel Consiglio federale noi non sappiamo bene, perché da quando leggiamo sembra che il posto non ci sia, se poi c'è questo voto, io sinceramente non abbiamo capito ancora niente bene come. Guardi, non l'ha capito, guarda Roberto, non l'ha capito quasi nessuno, noi abbiamo un movimento della liberazione dell'AIA che scrive. Se non per certo una cosa, io non esprimo giudizi, mi auguro che rimanga il voto, mi auguro, ma io credo che la cosa principale gli altri si devono battere è sull'autonomia tecnica, quella è la cosa più importante. E sull'autonomia finanziaria invece, economica? E l'autonomia finanziaria è una bellissima domanda che Massimiliano mi ha fatto. Il problema è che noi non abbiamo una partita IVA e quindi facciamo un servizio alla federazione. È la federazione che ci manda i soldi. Come tu sai, in questo momento di spending review in tutto il paese, la situazione economica è quella che già, se dovessero rimanere gli attuali finanziamenti da parte della federazione, saremmo già stati fortunati per quello che pare che tira nel paese. Quindi noi al nostro interno dobbiamo, sempre con quella figura del controller che io ti dicevo prima, dobbiamo cercare di trovare le risorse, o anche inventando, quindi presente, noi siamo 33.000 associati con 210 passa sezioni. Se riuscissimo solo a fare un contratto unico della telefonia con 33.000 associati, quasi 34.000, sarebbe un bel risparmio pure per le sezioni, fare un contratto unico nazionale dell'energia nelle sezioni, ma tante altre cose. Il problema è che qua non si è mai fatto niente, se si fa qualcosa nessuno sa mai niente. E perché non si è mai fatto nulla? Perché evidentemente si è cercato solo di gestire il potere per il potere, secondo me. Però così si va contro lo spirito associativo proprio di per sé. Io sono Noi stato tacciato per la verità di... siamo per essere quanto più aperti allo spirito associativo. Noi siamo quelli per stare insieme. Ma da quello che abbiamo visto, noi ci dobbiamo basare solo su questi 3 anni e mezzo, questa attuale classe dirigente ho l'impressione che sia solamente là per gestire i propri orticelli. Ma prima c'erano i pirati però. Guarda, i pirati, quattro dei pirati, mi togli una battuta che dovrò fare all'assemblea e non la faccio, però di pirati certificati nell'AIA ce ne sono pochi, e guarda caso quei pochi certificati pirati hanno avuto molti contatti con l'attuale presidente dell'AIA. Noi l'abbiamo scritto. Senti, perché, no, io però consentimi che io devo fare una cosa, perché chiamare pirati quelli che sono venuti prima di Nicchi, io per quanto riguarda i vivi sono grossi, grandi e vaccinati, si possono difendere da soli, e tra le altre cose alcuni di loro voteranno pure e credo che non sbaglieranno a votare.
ma per cinque persone che non ci sono più mi devi consentire una cosa. Io per Giulio Campanati, Nicola Macchiarelli, Beppa Adami, Nino Marengo e Luciano Giunti, che sono stati persone fondamentali non nella mia crescita di arbitro, ma nella crescita della mia generazione di uomini arbitri. Il solo fatto di aver potuto pensare che queste cinque persone potessero essere dei pirati, chi l'ha detto si deve vergognare. Ok. Sentimi, per quanto riguarda le votazioni, si potrà mai aprire le votazioni per il presidente nazionale alla base? Guarda, noi siamo un'associazione di quasi 34.000 persone. Abbiamo un rappresentante di presidente di sezione per ogni regione. Se uno vuole, se intorno a un tavolo si può fare tutto. Non, il problema, io non sono chiuso a niente. Secondo me il massimo sarebbe che votassero tutti gli associati maggiorenni. Però come farlo? Io non lo so, però mi piacerebbe moltissimo. Mi piacerebbe più essere eletto dalla base dei 34.000 associati che da 300 e passa persone. Però perché molti dicono che poi quelle 200 e passa persone, quando, scusami Robert, quando nessuno vede un altro come nemico all'indomani delle elezioni, uno si può sedere intorno a un tavolo, si può fare tutto, anche perché noi prima dobbiamo aprire la democrazia. Noi non riusciamo a far parlare i nostri ragazzi neanche sui siti, perché sennò vengono deferiti. A noi ci vorrebbero deferire perché abbiamo aperto un sito elettorale, in campagna elettorale. Pensa, allora prima dobbiamo fare delle lezioni di democrazia alle persone. Potremmo anche pensare di fare eleggere il presidente nazionale dalla base. Come? Non te lo so dire. Però se uno si siede a un tavolo si può fare qualunque cosa nella vita. Ma vi siederete intorno a questo tavolo se doveste vincere voi le elezioni? Se, guarda, io quando prometto una cosa la mantengo. Se dovessi, io sono sicuro che noi vinceremo le elezioni. E quando le vinceremo, la prima cosa che faremo... Anche dall'altra parte sono sicuri di vincere. Sarà quello di chiamare il presidente e il vicepresidente, fare un incontro e chiedere loro cosa ci vogliono controllare. Dopo di questo, cosa vogliamo fare per l'area del futuro? Insieme, se lo vogliono fare. Se poi loro non lo vogliono fare, troveremo a chiamare quelli del Comitato Nazionale, persone più vicine a lui. Perché è impensabile poter fare le cose solo un gruppo di persone. O le cose vengono condivise, o non si va da nessuna parte. Certo. Senti, gli arbitri potranno parlare? Guarda, io non avrei niente in contrario a far parlare gli arbitri, perché togliere la parola a una persona è sempre un atto di antidemocrazia. Il problema è chiaro che dopo una partita non possono parlare di episodi dove c'è di mezzo il segreto del prefetto, questo è chiaro. È chiaro che dopo una partita che va malissimo sarebbe preferibile che l'arbitro, invece di parlare la domenica sera o lunedì, può parlare dopo due o tre giorni che ha digerito. Ha digerito quello che gli è successo, ma anche in quei casi dovrà parlare, ma quando avrà praticamente filtrato tutto quello che gli è successo. Certo. Perché parlare quando va tutto bene è molto facile. Senti, i voti che si danno agli arbitri, no? Anche quelli della base, così, ci sarà mai la possibilità per questi arbitri di sapere quali sono state le votazioni, di poter avere un confronto con chi l'ha votati per poter anche crescere? Allora, Massimiliano, guarda che noi abbiamo nella nostra squadra candidato al Comitato Nazionale Roberto Monti, che è un signore che viene dal calcio a 5, che già 10 anni fa, su consenso dell'allora presidente Gussoni, ha fatto sì che il martedì a tutti gli arbitri e gli osservatori del calcio a 5 arrivasse a casa, oltre al referto, il voto, cosa che noi faremo dal martedì dopo che dovessimo essere eletti. Tutti avranno a casa, oltre al referto, il voto, tutti quelli che sono a livello nazionale e a livello regionale, in modo che finisce questa storia, ognuno saprà il proprio destino e qui alla fine dell'anno addirittura sul sito dell'AIA pubblicheremo tutte le classifiche di tutta la Serie A agli scambi, e così faranno nei comitati regionali. E non finiremo qua, noi pubblicheremo perfino il bilancio dell'AI, unici, perché noi vogliamo una sola cosa, che di essere trasparenti e che la gente sappia tutto quello che succede alla nostra associazione, perché noi non abbiamo nulla da nascondere. In un'associazione dovrebbe essere così sempre. Dovrebbe essere così in un'associazione
se uno non sente l'associazione di proprietà, ma io ho l'impressione che gli attuali dirigenti dell'associazione sentono questa associazione più di proprietà loro che un'associazione.